Eh, qualcuno mi ha appena mandato questa persona qua no? mi ha detto mi dici chi paga questa persona qua e lei apparentemente si chiama Loretta Bolgan Bolgan whatever e al primo impatto mi è piaciuto il fatto che ha i capelli bianchi eh, sembra una persona apposta poi uh, però sono andato a sentire un suo video, che non ve lo faccio sentire perché sennò c'è da vomitare e basta. Però lei è un dottore, no? E, e quindi noi dobbiamo rispondere a questa domanda, chi paga questa qua, no? Eh, allora, vediamo, per capire chi paga questa qua, e io nel video che ho sentito praticamente lei crede nella teoria dei germi, no? Quindi si sì, parla male dei, dei succhi magici, però non mette in dubbio cioè, lei non mette in dubbio che i succhi magici possono salvarci da questo nemico invisibile, ok? Quindi stoppato subito il video dopo un minuto perché ho capito insomma che con chi aveva a che fare e non mi aspettavo che fosse qualcosa di me di, di buono questo. Perché? Perché adesso ve lo spiego con i bunker, ok? Andiamo a vedere i bunker in Albania, ragazzi. Io ho vissuto qua. Noi praticamente da bambini giocavamo con i bunker. I bunker in Albania erano ovunque. Facevano parte del. Cioè, tutte immagini praticamente. Come, come qui in Italia, per dire ci sono i cassonetti dell'immondizia. Cioè, eh, abbastanza spesso, no? Lì c'erano i bunker. Ovunque. Io adesso ne faccio vedere qualcuno. Bunker in spiaggia. Eh, bunker nel bosco. Bunker in montagna. Bunker ovunque perché c'erano questi bunker? Perché esattamente come oggi, ragazzi, c'era un nemico invisibile che, dove, che il, chi ci controllava, doveva terrorizzare il, il popolo no? altrimenti il popolo, se non ha paura, non lo controlli. E quindi nel caso del comunismo, il, questo nemico invisibile eh, si chiamava imperialismo. Cioè c'erano queste. ecco, qui, qui dice: blockaden. Blockaden significa. La, la bloccata, cioè, non so se è una parola in italiano, Cioè blocchiamo, forse intendono per dire, cioè, come con la Russia adesso stanno facendo questi. Eh, quest, stanno bloccando un po' le cose, stanno cercando di rendere la vita difficile alla Russia, in teoria, insomma, è un, tutto un teatro, come sappiamo, perché la Russia sono loro stessi alla fine che fanno questo teatro, però devono prendere delle misure. Contro, quindi, quando noi eravamo in comunismo in Albania, c'erano gli altri stati che, che non ci volevano, no, ci volevano male, ci volevano invadere, non facevano commercio con noi, no? come stanno facendo adesso con la Russia, no? okay? E girava in giro, uh, come invece della pubblicità che ne so, di un prodotto per le strade in Albania in comunismo, c'era questa roba qua. Ci mettevano in testa che c'era questo nemico invisibile che nessuno aveva mai visto. Che erano gli americani, che erano. Vediamo, ecco qua: imperialismi americani, earth tiger pre-letter, l'art freeman revolutionary. Quindi, uh, the American. Quindi, l'imperialismo am, americano è una tigre di carta. Cioè, noi siamo forti, possiamo farcela. Cioè, questo nemico invisibile da, da battere. No? Quindi, quindi, torniamo qua. De dovevano quindi, in poche parole, con questi bunker. Lui sapeva, il dittatore albanese sapeva che questi bunker non servivano a niente, cioè, lui sapeva che nessuno avrebbe mai invaso l'Albania, ragazzi. I paesi occidentali non avrebbero invaso i paesi comunisti, ma questi qua tenevano in linea e impauriti. Le pecore qua, queste sono le pecore, ragazzi. Questo è il livello. Basta, basta vedere la faccia, ragazzi, per capire chi cazzo abbiamo a che fare. <ride> Quindi, allo stesso modo, qual è il nemico invisibile che è pronto lì per ucciderti? Oggi, questo possiamo vedere. Ah, no, qui non posso disegnare. Oggi, questo possiamo vederlo come il, il nemico invisibile che sappiamo benissimo che inizia con la V e finisce con la S. Ok? E quindi, ora, eh, chi paga questa qua? Ho risposto a questa persona e non faccio il no perché, perché non, 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 non abbiamo fatto una conversazione così privata. E mi ha detto, e io gli ho risposto, chi paga questa, questa, questa persona viene pagata dalla paura della gente. Cioè, la gente vuole. Che ci sia questo nemico invisibile perché, mettiamo il caso che tu dici la verità, per esempio, alla gente che la teoria cioè noi non ci possiamo trasmettere questa roba qua, ok? Co cosa, a quel punto cosa, cosa farebbe uno che si è già preso tutti i succhi magici, ragazzi? Dovrebbe prima di tutto incazzarsi che l'hanno fregato e poi dopo dovrebbe alzare il culo e combattere questi mostri che gli hanno messo in testa questa cosa ma queste sono tutte cose che una pecora non farebbe mai ragazzi e quindi perché oh, spesso metto l'Albania in mezzo ragazzi, perché la pecora è sempre la stessa passano gli anni ma la natura dell'uomo è sempre quella eh. per questo quando dicono eh, la Bibbia è un, un uh, libro vecchio ma che cazzo significa il DNA dell'uomo la natura dell'uomo è sempre quella quindi, se tu leggi la Bibbia, tu capisci è il miglior libro di psicologia per capire l'uomo, come è fatto l'uomo, tutte le debolezze dell'uomo, come controllare l'uomo. Quindi, in Albania tutti sapevano, ragazzi, che noi vivevamo in, in, in schiavitù, poverissimi, eccetera, eccetera. Però, se qualcuno. mettiamo io, Marcel degli anni Ottanta, che ero più o meno così, piccolo, così, diceva uno di questi. Ma sapete che non c'è America che è pronta ad invaderci e questi bunker non servono a niente? Cosa, cosa farebbe questo qua in una, in una dittatura? Niente! Dovrebbe avere la stessa poi idea mia. Finiremo in un... Eh, in un eh, come si dice? In un uh, gulag, cioè in prigione. In Albania se parlai male del sistema, tipo se tu dicevi in Albania eh, manca l'olio, non è possibile. Tu venivi internato in qualche prigione in montagna da solo. Oggi invece il bunker, il, il gulag, questa prigione, è virtuale, ragazzi. Nel senso che io posso dire queste cose, perché la gente è talmente stupida e talmente non vuole vedere la realtà, che io finisco isolato lo stesso, però in un gulag, cioè vivo in una casa adesso per dire, però sono completamente isolato dalla gente, perché se tu gli dici alla gente che sei fregata. La gente dovrebbe mettersi contro tutto un sistema. E non ce la fanno, ragazzi, sono troppo stupidi. È weak. Come si dice: Cioè, deboli. E quindi cosa fanno? Ti ridicolizzano. E attenzione, ragazzi, io. Co cosa è successo dopo il comunismo in Albania? Ragazzi? Guarda, che cazzo hanno fatto questi coglioni? Quando gli hanno detto: ah, il comunismo era cattivo. Guarda, sono scesi per stare questo gli albanesi anni 90, ragazzi. C'è scritto qua in inglese: mai più comunismo. Ma come testa di cazzo? Che non lo sapevi? Cioè tutti sapevano durante il comunismo che eravamo dei, dei poveracci, eravamo dei schiavi. Ma nessuno lo poteva dire apertamente, ragazzi. Come oggi anche in Italia. Tutti, magari la gente sente, insomma, che è un po' esagerato tutto questo che stiamo facendo. No? Ma pubblicamente non osano dirlo, ragazzi. Questa è la natura dell'uomo, ragazzi. Quindi chi paga questa signora qua? Questa signora qua, come ho scritto a questa persona che mi ha detto, ho fatto questa domanda. Se non crede, se non dice ai, ai pluri... Eh, pluri dosati, diciamo, che hai fatto sì, hai fatto bene, c'è questo vi, sì, quindi hai fatto bene, lei perderebbe tutti i followers, tutto il lavoro, tutti i soldi che entrano grazie alle persone che, che non vogliono vedere la, la realtà. E quindi lei gli dice quello che vogliono sentirsi dire che c'è questo nemico invisibile allo stesso modo anche in Albania le pecore volevano, gli piaceva questa propaganda qua che, tra l'altro la, questa qua l'aquila la, 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 a, a due teste è abbastanza massonica ragazzi, tu vedi per esempio la bibbia massonica per dire metti, no? oppure scrivi uh, le morals and dogma di Albert Pike c'è proprio una, una, una l'aquila che poi è una fenice a due teste perché c'è esce il fuoco qua come si vede quindi è una fenice ah non zoomi più? Ah, grazie la stella poi anche pentagramma ha un significato esoterico comunque uh, tutto questo per cercare di farvi connettere quindi quando noi una volta capito questo ragazzi è veramente triste la situazione, perché tu capisci che. non c'è nessuno dall'altro che manda avanti questa cosa. Ma è la stupidità e la, la, la debolezza de, de, dell'uomo, della pecora comune che abbiamo intorno, ragazzi. Che vuole. Che non vuole. come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia. Non vogliono vedere la realtà. E sognano. Sognano che sì, c'è cioè qui. In Albania, per dire, sognavano, dicevano ah, meno male che c'è il sistema, quindi più Stato, no? Meno male che c'è lo Stato che ci difende da questo nemico, l'imperialismo, no? come ho fatto a vedere qua. Ah, se vuoi, se non vuoi, non fai niente, no? Non, non mi cambi più l'immagine? Grazie, Io ti ringrazio moltissimo. Grazie, passano gli aggiornamenti del sistema operativo, eh, ma, ma, ma rimani sempre una merda, OSX, grazie. Ah, ti devo selezionare altrimenti. Ok, possiamo anche ormai ha perso anche il filo quindi in poche parole ragazzi questo video ho cercato di dirvi che che nasce tutto dalla natura dell'uomo quindi quando voi eh, volete vedere i video di bill gates e di quest'altro cattivone qua quei cattivoni là non esisterebbero se non ci fossero questi, queste pecore mannaggia cazzo ma perché fa così Queste pecora di merda che non vogliono vedere la realtà perché ovviamente vedere la realtà, come lo vedeva Nio, a un certo punto poi devi anche combattere, no? Quando cominci a vedere che era tutto finto, no? In Matrix. Te, te tocca anche combattere. Però che, che succede? In Matrix ogni pecora che è intorno si trasformava in un agente. Ti spiava, ti attaccava, ti sparava. Allo stesso modo, anche con questa gente qua, loro non ce l'hanno il coraggio di, di mettersi contro questa finzione perché poi questa finzione è retta grazie grazie alle armi infatti ah, perché non me lo muove sta merda ah perché sta, sta qua qui qui ragazzi qui 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 loro mettevano sempre un'arma qui a questa propaganda che mettevano per strada insomma in poche parole, loro, questa virtualità e questa finzione viene retta grazie alle armi. Cioè, loro ce l'hanno e il popolo non ce l'ha. però al popolo loro dicevano: Ah, noi abbiamo fatto queste, questo, abbiamo liberato l'Albania dai tedeschi ci, ci siamo, abbiamo preso l'indipendenza grazie alle armi. Ma poi, insomma, eh, queste armi alla fine ce l'ha lo Stato e noi non ce l'abbiamo. E quindi, noi, siccome siamo impotenti di fronte a tutto questo. Cosa facciamo? Andiamo a dare soldi a gente così che ci dice che ah sì, lo Stato sta facendo un buon lavoro. Questa magari ti dice, eh ma si hanno un po' esagerato. Sì, però non mette, nessuno mette mai in dubbio la teoria dei germi, ragazzi. Cioè che noi stiamo per morire da un momento all'altro da questo nemico invisibile. Quindi, l'illusione continua. La vuole essere ingannata. Però cosa fa? Dà la colpa a Bill Gates, eh, invece di vedersi allo specchio, no? per vedere da dove viene la colpa.